Narra una leggenda che al momento della creazione l'arcangelo Gabriele ammucchiò e rinchiuse in un enorme sacco tutti i sassi della nostra regione per farli scomparire. Lo vide il maligno e di nascosto tagliò il sacco, rovinando i massi tutto intorno e trasformando quella che doveva essere una terra fertile in un arido e desolato ammasso di pietrame. Era il Carso. Landa sassosa, sferzata dalla bora, percossa dalla pioggia, modellata dal ghiaccio e dall'arsura, che come abili scultori ne incidono fantastici ricami, ne intagliano estrose nervature, ne tessano trame ed intrecci, solchi profondi di sofferenza e tormento, come il volto di un vecchio segnato dalle vicissitudini della vita. Pietra che d'inverno regna sovrana e rivela ed esprime compiutamente nel lividore stagionale tutta la sua maestosità. Cupe e profonde fenditure inghiottono l'acqua che si inabissa, si dirama, si incanala tra le rocce, precipita nelle caverne tenebrose, traboccando tumultuosa in un tripudio raggiante di luce. Acqua preziosa, che si incastona come gemma lucente nelle conche delle rocce impermeabili. Acqua piovana, che riempie morbide e lussureggianti doline. Acqua generosa e feconda, che racchiude nei profondi silenzi concerti ed esplosioni di vita, dove la natura, come afferma Gianni Stuparic, insegna a resistere e godere e ridona quell'equilibrio che la città le toglie. Acqua gelida, che con la sua rigorosa crudezza
sembra spegnere e soffocare qualsiasi alito di vita. La primavera giunge improvvisa e il grigiore carsico si ammanta di macchie di colori. Come scrive Julius Kugi, essa arriva con tutto il suo corteo con una grazia acerba in un alone di poesia severa, quasi commovente. Il carso non può e non deve esultare. Vi aleggia sempre quasi un dolore sottile fatto di pazienza e rassegnata rinuncia. Pazienza e duro lavoro che trasformano la bianca roccia della cava di Eurisina in preziosi prodigi creativi. Cave abbandonate che ci rivelano fantasiosi graffiti, stravaganti epigrafi contemporanee, estrosi e bizzarri messaggi da trasmettere ai posteri. Cave sorprendenti, ricche di segreti inviolati e di strepitose rivelazioni, documenti fossili di forme gigantesche che ci rimandano agli albori della creazione.